Noi abbiamo in questo momento il tasso di obesità infantile maggiore di tutta Italia e di tutta Europa conseguentemente. Questo è legato chiaramente a delle dinamiche socioculturali e anche di sostenibilità sociale, compresa dell'alimentazione e dell'attività fisica. È chiaro che questi sono territori in cui questa cosa va immediatamente presa in carico, perché formalmente noi stiamo avendo dai dati Istat anche una ripresa diciamo, dell'emigrazione delle popolazioni residenti, per cui queste realtà rischiano nel tempo di avere sempre meno giovani e solo più anziani fare attività fisica abbinata ad una corretta alimentazione aiuta a prevenire e ridurre l'obesità ed è fondamentale soprattutto per i più piccoli. A tal fine Comune di Napoli e Ordine dei Medici intendono promuovere una serie di iniziative contro la sedentarietà. Ad illustrarle nella sala giunta del comune gli assessori allo sport ai parchi cittadini e alla salute Ciro Borriello, Luigi Fellaco e Francesca Menna. Noi abbiamo aderito al protocollo delle Health City che sono proprio quelli, quei comuni che si prendono carico della salute dei cittadini e promuovono progetti per migliorare gli stili di vita e diciamo questo progetto è proprio in linea con, questa, con questo principio. Insieme all'assessore alle sport stiamo pensando, c'è cioè un progetto appunto di promuovere la possibilità di fare appunto delle maratone con i bambini eccetera per educarli al movimento che poi significa anche educarli allo stare insieme. Un'obesità determinata nelle Età infantile, con i tassi che abbiamo superiori al 40%, eh, può determinare in futuro lo sviluppo di patologie croniche come l'ipertensione, il diabete e altre eh, dinamiche anche a carico delle articolazioni perché aumentare il peso in eccedenza può creare anche quel problema, soprattutto rispetto a una società che con l'uso. Web attraverso i social, come dire, sta dando imprinting educativi alla sedentarietà. È chiaro che il segnale importante a questo punto è quello di dare un segnale diverso alla popolazione, recuperare la città, recuperare l'offerta. Che la città può dare per la mobilità, quindi i parchi e i punti che sono stati oltretutto anche i centri sportivi che sono stati ristrutturati in occasione delle universiadi, però, soprattutto renderlo noto perché molti cittadini potrebbero non avere contezza di questa offerta.